Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ammesso a finanziamento l'intervento per l'ampliamento del sistema tram proposto dal Comune di Palermo, per un importo di oltre 480 milioni di euro. Il progetto comprende 4 nuove tratte tranviarie che collegheranno le borgate marinare dell'area nord, Mondello e Sferracavallo, i quartieri periferici densamente abitati San Filippo Neri e Bonagia, il polo sanitario costituito dall'ospedale civico, dal policlinico universitario e dall'ISMET, il waterfront della città e 5 parcheggi di interscambio. Le opere oggi finanziate costituiscono il naturale sviluppo del sistema tranviario cittadino, che si compone dalle linee esistenti ed in esercizio e dell'intervento in corso per la realizzazione delle tratte A, B, C ed E1. Il finanziamento del Ministero, pari a 481 milioni di euro, consentirà la realizzazione di circa 40 km di rete e di 5 parcheggi di interscambio, con un incremento di 35 milioni di passeggeri l'anno. La tratta F, partendo dalla stazione centrale, servirà e riqualificherà il waterfront della città, percorrendo il Foritalico, la Cala e Via Crispi, fino alla stazione Giacheri. Il lungomare sarà arricchito da aree pedonali, piste ciclabili ed interventi di rigenerazione urbana. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio interrato al Foritalico e la riconfigurazione dell'intera viabilità lungo il waterfront, con importanti interventi anche in corrispondenza di Piazza 13 Vittime, dedicando ampi spazi al verde urbano e alla mobilità dolce. La tratta D, innestandosi sulla tratta C in corrispondenza della stazione Orléans, servirà lungo il suo percorso il grande polo ospedaliero civico policlinico ISMET e, mediante la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Oreto, consentirà di collegare al centro città i quartieri di Falsomiele e Bonagia. La realizzazione del nuovo ponte e della nuova strada di collegamento costituiranno un'importante via di esodo dalla città. La tratta E2, percorrendo via l'Estrasburgo, via Lanza di Scalea e attraversando l'Uzen, collegherà la zona nord della città alla borgata di Mondello. L'intervento comprende importanti opere di riqualificazione lungo via l'Estrasburgo, dove verrà ridisegnata la sezione stradale, e all'interno del quartiere Zen, dove verrà realizzata la nuova piazza del mercato, e ridisegnerà l'assetto del lungomare di Mondello, privilegiando il pedone e la mobilità dolce. Contestualmente si realizzeranno 3 parcheggi di interscambio: Strasburgo, Mongibello e Galatea. La tratta G, innestandosi sulla tratta E, in corrispondenza della fermata Cardillo, raggiungerà la borgata di Sferracavallo percorrendo via Lanza di Scalea, via Nicoletti e via Palazzotto. Il terminal sarà collegato al centro della borgata attraverso un nuovo percorso pedonale, arricchito dall'impianto di diversi esemplari arborei ed arbustivi. Si prevede inoltre di potenziare il parcheggio di interscambio della fermata del passante ferroviario, per un totale di 112 posti auto. Le nuove tratte saranno interamente catenary free e senza barriere, se non in zone limitate per i tratti periferici a lunga percorrenza. Le vetture sono alimentate da batterie ultraleggere e ad alta capacità, con brevi periodi di ricarica e grandi autonomie. Sono previsti sistemi e tecnologie all'avanguardia che garantiscono elevati standard di sicurezza, comfort dei passeggeri e notevoli risparmi energetici. Le apposite luci LED nei colori delle linee di esercizio garantiscono un'informazione semplice ed intuitiva. Entro il 2026 l'intero sistema tranviario della città di Palermo sarà completato. Con i suoi 84 km di rete e 12 parcheggi di interscambio consentirà di trasportare quasi 80 milioni di passeggeri ogni anno, con un risparmio di tempo trascorso nel traffico pari a 10 ore l'anno per utente, garantendo ogni giorno una riduzione di 80.000 km percorsi in auto, pari ogni anno a 789 giri del mondo, e una riduzione di emissioni di CO2 di 9.500 tonnellate ogni anno, equivalenti a 28.000 barili di petrolio.